Il palazzo fu costruito per volere del cardinale Alessandro Farnese. Molto celebrato in tutte le epoche e realizzato da Jacopo Barozzi da Vignola, è unanimemente considerato il suo capolavoro. La mole dell'edificio e il suo rapporto con il borgo ne fanno il segno tangibile del potere, mentre le caratteristiche architettoniche tradiscono la sua genesi complessa. Il palazzo fu innestato sulle fondamenta di una rocca incompiuta, commissionata ad Antonio da Sangallo il Giovane da Alessandro Farnese Senior, nonno del cardinale e futuro Papa Paolo III. La pianta pentagonale, il fossato, i bastioni angolari sono l'eredità di questa prima fase costruttiva. Tutto il resto si deve all'opera di Vignola, attuata per trasformare l'originaria fortezza in palazzo villa. A lui si devono anche il sistema di scale e il piazzale di raccordo con il paese, ed il lungo rettifilo che funge da asse prospettico e cerimoniale, ottenuto tramite una radicale ristrutturazione del borgo. All'interno dell'edificio si dispiega una straordinaria decorazione parietale realizzata tra il 1560 e il 1583, uno dei maggiori cicli pittorici del tardo manierismo. La storia, la mitologia e le sacre scritture sono il pretesto per rinviare alla funzione degli ambienti e per tessere le lodi del committente, della sua famiglia o dei luoghi farnesiani. Al palazzo furono annessi due giardini segreti, ideati da Vignola, ma completati dopo la sua morte. Più a monte, a ridosso di una palazzina nota come Casina del Piacere, fu strutturato da Jacopo del Duca e Giovanni Antonio Garzoni un complesso di fontane e terrazzamenti su cui intervenne più tardi Girolamo Rainaldi per conto del pronipote di Alessandro, cardinale Odoardo Farnese. Nel 1731 il complesso è passato in eredità ai Borbone di Napoli e dal 1941 è proprietà dello Stato italiano. Alessandro Farnese nacque a Valentano, presso il lago di Bolsena, in un momento in cui la sua famiglia era fortemente impegnata nella propria affermazione politica e sociale, finendo precocemente coinvolto nei giochi di potere, quando suo nonno, di cui portava il nome, salì al soglio pontificio con il nome di Paolo III. Alessandro, benché giovanissimo e figlio primogenito, era in quel momento l'unico esponente della famiglia in grado di essere immediatamente inserito nelle gerarchie ecclesiastiche. Così, a soli 14 anni e da poche settimane dall'elezione di Paolo III, fu nominato cardinale, iniziando una straordinaria carriera che lo vide accumulare onori, benefici ed incarichi che gli fruttarono enormi fortune. Dal 1535 fino alla morte fu vicecancelliere, titolo che comportava anche il diritto di alloggiare a Roma nel Palazzo della Cancelleria, fu cardinale protettore di diverse nazioni e ordini religiosi e, nel tempo, resse 5 arcivescovadi, 9 episcopati, 9 governatorati e 4 abbazie. Durante il pontificato del nonno fu attivamente impegnato nella politica internazionale e come legato papale frequentò le principali corti europee, almeno 2 volte, negli anni successivi, fu anche sul punto di essere eletto papa. La formazione umanistica, le ingenti ricchezze e un'innegabile volontà di autocelebrazione ne fecero il maggior mecenate del tempo, guadagnandogli l'appellativo di Gran Cardinale. Conosceva il greco e possedeva una ricca biblioteca, collezionò statue antiche, monete e gioielli, commissionando opere ai migliori artisti dell'epoca, tra cui Tiziano. Si interessò particolarmente alle arti decorative e all'architettura. Il Palazzo di Caprarola e la Chiesa del Gesù a Roma costituivano per lui motivo d'orgoglio, quanto la bella figlia Clelia avuta da una dama di corte della regina di Francia, Caterina de' Medici. Morì a Roma il 4 marzo 1589. Il fronte principale dell'edificio, posto alla base del pentagono, è rivolto verso il borgo. Al piano dei prelati, destinato agli ospiti illustri, e al piano nobile, destinato al cardinale, si trovano gli appartamenti estivi e invernali, costituiti da saloni di rappresentanza, affacciati verso il paese, e da stanze private rivolte in direzione dei giardini e del parco. Gli appartamenti sono preceduti da grandiosi atri, affiancati dai volumi circolari della scala regia, a sinistra, dall'armeria e della cappella, a destra. Gli appartamenti convergono sul torrione posto al vertice della figura pentagonale. Nei due livelli superiori, arretrati rispetto ai precedenti, in camere disposte ai lati di corridoi, trovavano alloggio i gentiluomini della corte e i loro servitori. Le cucine e gli ambienti di servizio sono stati ricavati al livello del fossato, direttamente nel banco di tufo del basamento.
Fulcro dell'edificio, il cortile si caratterizza per la sua forma circolare, estremamente rara per l'epoca in cui venne realizzato. L'idea di un cortile tondo inscritto in un pentagono compare già in uno studio di Antonio da San Gallo per la fortezza di Caprarola, per la quale Baldassarre Peruzzi aveva invece proposto un disegno pentagonale. La forma circolare risponde, comunque, ad una precisa volontà del Vignola e di Alessandro Farnese e rispecchia con ogni probabilità motivazioni di natura simbolica legate in primo luogo all'ostentazione del potere, come nei precedenti illustri del palazzo dell'imperatore Carlo V a Granada e nella Villa Madama di Roma, commissionata da Papa Leone X. Il cortile è delimitato da due porticati sovrapposti. Al piano terreno, 20 pilastri binati si alternano a 10 arcate, creando un ritmo ripreso nel loggiato al piano nobile e sviluppato in senso verticale attraverso l'uso dell'arco trionfale con semicolonne ioniche, ripreso dal bramantesco cortile del Belvedere in Vaticano. I due piani superiori del palazzo, riservati alla famiglia del cardinale, sono arretrati e invisibili dal basso. L'espediente consente l'armonia delle proporzioni, in quanto l'altezza del cortile corrisponde al suo diametro, 21 metri circa, e dissimula gli spazi sussidiari per concentrare l'attenzione sulla sfera del Signore. La prestigiosa sala di Giove che apre l'appartamento estivo svolgeva funzioni di rappresentanza e in origine era detta della prospettiva, con riferimento alla stanza dipinta da Baldassarre Peruzzi alla Farnesina, che sembra averne ispirato le decorazioni parietali. L'attuale denominazione deriva dal soggetto trattato nella volta, dipinta tra 1560 e 1562 con 7 scene relative all'infanzia di Giove. Sottratto dalla madre al cannibalismo del padre Saturno, il piccolo dio viene affidato alle cure delle ninfe e allevato a Creta, sul monte Ida, con l'aiuto di una capra, Amaltea, poi premiata da Giove con l'assunzione in cielo come costellazione. Il significato delle figurazioni gioca scopertamente con il nome del borgo che accoglie il palazzo, Caprarola, così chiamato perché fondato da allevatori di capre. Giove allude al cardinale Alessandro, mentre in Amaltea è adombrata la cittadina che gli ha offerto asilo e che per questo è destinata ad assurgere agli onori della fama. Le finte architetture sulle pareti, disegnate da Vignola e dipinte dal genero Fiorini, conferiscono maggiore importanza alla sala, dilatandone illusoriamente lo spazio, ma vi si coglie anche la volontà di celebrare le arti e le discipline connesse all'architettura, cui rimandano allegoricamente statue dorate che si affacciano sulle nicchie. La stanza della primavera è la prima della serie di stanze dedicate alle stagioni, nella sequenza che, in base alla tradizione antica, fa coincidere l'inizio dell'anno con il risveglio della natura. Le stagioni, solitamente rappresentate da donne e uomini accompagnati da attributi canonici, sono qui raffigurate da fanciulli nudi, con attributi in gran parte inusuali. Il fanciullo che incarna la primavera ha il capo inghirlandato di mirto, pianta sacra a Venere, forse come allusione agli amori primaverili e alla vitalità stagionale. Agli stessi temi sembrano rimandare altri dettagli del riquadro, mentre i 3 gigli azzurri esibiti dal putto alludono chiaramente alle insegne della famiglia Farnese. Il corno in primo piano, da cui fuoriescono vapori, simboleggia forse il sonno, favorito dalla stagione. Nei 4 scomparti laterali sono rappresentati il ratto di Europa, avvenuto in primavera, e il ratto di Proserpina, simboleggiante il risveglio ciclico della natura. Le altre 2 scene, Metamorfosi di Proteo e Lotta di Ercole con Achelo, alludono alla varietà della primavera.
Le cinque stanze che seguono compongono l'appartamento invernale, sviluppato lungo il versante sud-ovest del palazzo, più soleggiato. Furono decorate da Federico Zuccari e Aiuti tra 1567 e il 1569, con motivi tratti dall'araldica e dall'emblematica farnesiana. Il salone, tradizionalmente noto come Sala del Teatro o dei Cigni, riprende la decorazione di un soffitto di Giulio Romano nella Villa Madama di Roma, all'epoca possedimento farnesiano. La presenza dello stemma di Odoardo Farnese tra i cigni in volo ed il fregio con i cappelli cardinalizi suggeriscono una relazione tra queste pitture e la nomina a cardinale di Odoardo nel 1591. Questa datazione è confermata dall'affermazione del cronista che nel 1578, in occasione della visita di Papa Gregorio XIII a Caprarola, notava che la decorazione dell'appartamento invernale era ancora incompleta. Sui lati lunghi della volta sono dipinte due scene di sacrificio. Nell'ambiente successivo, il salotto, la volta presenta una decorazione più articolata con il riquadro centrale, richiamante l'impresa farnesiana della Vergine con l'unicorno, inquadrato da quattro paesaggi fantastici. Gioiello dell'architettura del Cinquecento, la Scala Regia fu celebrata già dai contemporanei come capolavoro del Vignola e più volte imitata. L'aspetto più originale della struttura consiste nella forma elicoidale, qui utilizzata in modo inusuale. La scala a chiocciola, da sempre usata per praticità e per i percorsi di servizio, diviene scalone di rappresentanza. Il progetto prende le mosse dalla grande lumaca di Bramante in Vaticano, ma le 30 colonne doriche proiettate sulla parete perimetrale, i comodi gradini, la balaustra, la cupola, la sapiente illuminazione e la preziosa decorazione sono tratti distintivi che differenziano in senso monumentale questa scala dal suo prototipo bramantesco, facendone a sua volta il modello per le successive scale ellittiche del Quirinale e di Palazzo Barberini. Lo scalone inizia al piano seminterrato, dove accoglieva gli ospiti arrivati in carrozza, serve il piano dei prelati, dove entrava chi arrivava a piedi e si conclude al piano nobile, meta di tutti gli illustri visitatori. Lungo il percorso si dispiega una ricca decorazione, che introduceva chi saliva nel magnifico mondo del padrone di casa, richiamandone continuamente l'identità e le virtù. Se i paesaggi fantastici mirano al diletto, il tripudio di Gigli, anche nei fregi in peperino, prepara l'apoteosi della cupola, dove il cardinale è celebrato da una complessa allegoria che ruota intorno al suo stemma cardinalizio. Lungo la volta, motivi a grottesca commentano le imprese farnesiane, inneggianti alle qualità morali del cardinale e della sua famiglia. Tra le più frequenti, l'immagine di una vergine con in grembo l'unicorno, accompagnata dal motto Virtus Securitatem Parit, la virtù genera sicurezza, ad indicare la necessità di una vita virtuosa, tra le altre, la freccia che colpisce il bersaglio, Pegaso, la nave degli Argonauti, i fulmini di Giove, i gigli sormontati dall'arcobaleno. Tra gli autori della decorazione è attestato Antonio Tempesta, cui si attribuiscono i paesaggi, mentre il pittore della cupola rimane per il momento sconosciuto.
siamo arrivati al deambulatorio. Attraverso un piccolo vestibolo, destinato alla cosiddetta seconda guardia, la scala regia immette nel portico che circonda il cortile al livello del primo piano. Questo corridoio anulare funge da raccordo tra gli ambienti principali del piano nobile, i giardini e le piccole scale di servizio che salgono ai livelli superiori. La decorazione pittorica fu realizzata tra il 1576 ed il 1577, forse sotto la direzione di Antonio Tempesta, come vorrebbe la tradizione. Essa consiste fondamentalmente in motivi a grottesca, che nella volta incorniciano imprese araldiche e nella parete riquadri con paesaggi, scenette a monocromo e diverse specie di uccelli. La caratterizzazione principale del deambulatorio consisteva nella presenza di una serie di busti dei 12 Cesari, realizzati da Giovanni Battista de Bianchi sul modello di quelli che il cardinale Alessandro aveva già commissionato a Tommaso della Porta per il Palazzo di Roma. I busti dei primi 10 imperatori erano collocati nelle nicchie della parete circolare e quelli degli ultimi due, Tito e Domiziano, erano ospitati negli oculi sopra le porte dei saloni di rappresentanza. Questi busti furono trasferiti intorno al 1861 nel Palazzo Farnese di Roma. Le grandi arcate della loggia di Ercole, chiuse precocemente a vetri, si aprivano un tempo su un vasto panorama. La presenza di una fontana, il pavimento smaltato, le vedute dipinte sulle pareti ne sottolineano il carattere di luogo semiaperto. Le 10 vedute sulle pareti ritraggono i principali possedimenti farnesiani, integrando il panorama reale goduto dalla loggia, sui lati corti, le cittadine del Ducato di Castro e Ronciglione, sopra le porte, le capitali del Ducato di Parma e Piacenza. Nelle arcate dipinte opposte ai finestroni, i 4 paesaggi quasi illeggibili dovevano alludere alle stagioni. A destra della fontana, il gentiluomo che esce dalla porta con un libro sotto braccio è forse identificabile con Fulvio Orsini, bibliotecario e antiquario dei Farnese, quasi certamente autore del programma iconografico della sala. La fontana rustica accresceva il senso di frescura della loggia. L'acqua, un tempo sgorgante da un amorino addormentato, giungeva dal fiume rappresentato nello sfondo, in un paesaggio proteso verso lo spazio reale. Un ricco rivestimento di stucchi e mosaici conferisce spessore al fondale, fino al gruppo in marmo cipollino, con statue di fanciulli intenti a versare acqua nella grande tazza di giallo antico. Alla decorazione lavorarono maestranze già attive nella Villa d'Este a Tivoli. La fontana è opera di Curzio Maccarone, noto come Curzio delle Fontane, esperto conteso dai committenti più illustri. Il mosaico dello sfondo è attribuito a Francesco da Tivoli o al giovane El Greco. Le 6 statue di Putti sono in parte antiche e interessate da restauri cinquecenteschi, in parte attribuibili a Giovanni Battista de Bianchi, scultore restauratore al servizio del cardinale Alessandro. La composizione della fontana è stata interpretata come allegoria del battesimo. L'ambiente circolare della cappella corrisponde in pianta allo spazio simmetrico della scala regia e comunica con il portico tramite una piccola sacrestia. L'interno è armonico, con il ritmo scandito uniformemente su pareti, soffitto e pavimento e con il raffinato utilizzo della luce filtrata dalle vetrate istoriate. Il pavimento disegnato da Vignola e la proiezione della cupola ed è arricchito da gigli araldici e da preziosi tondi marmorei, specchio dei medaglioni della volta. La decorazione pittorica si deve a Federico Zuccari, che nel settembre del 1566 si sostituì al fratello Taddeo, morto pochi giorni prima. Nella cupola sono rappresentati episodi del Vecchio Testamento, sulle pareti, dove è più evidente la mano di Federico, apostoli a figura intera accompagnano una pietà tra San Giovanni Battista e le Maria al sepolcro. Tra i discepoli si riconoscono i ritratti di Taddeo Zuccari e del Vignola. La pietà che serve da pala d'altare,
è una replica su muro della splendida tavola che Taddeo aveva già dipinto per questa cappella, ma che Federico volle tenere per sé. Nelle lunette sopra le porte sono dipinti Gregorio Magno, con l'attributo della colomba, San Lorenzo e Santo Stefano, con i rispettivi strumenti del martirio, graticola e pietre. Le vetrate con i 12 apostoli si devono a un Roberto Fiammingo, attivo a corte anche come pittore di paesaggi. La sala dei fasti farnesiani è dedicata all'esaltazione dinastica del committente, come nel salotto del Palazzo Farnese di Roma o nella sala dei 100 giorni alla Cancelleria, residenza romana del cardinale Alessandro. I momenti salienti dell'epopea farnesiana sono esibiti con solennità, datati e commentati da iscrizioni di gusto classico. Gli episodi più antichi sono illustrati nella volta, i più recenti sulle pareti, dipinti come fossero arazzi. I temi furono elaborati da Onofrio Panvinio, con la collaborazione di Paolo Manuzio per le epigrafi. Sulla volta sono rievocati gli episodi relativi al periodo di ascesa e affermazione territoriale della famiglia. I quattro riquadri nei lati lunghi celebrano gli antenati del cardinale Alessandro come condottieri al servizio della Chiesa o di potenze secolari ad essa fedeli, le due scene di investitura sottolineano la legittimità del potere esercitato. I tondi nei lati corti si riferiscono a fatti memorabili compiuti dai Farnese a Orbetello e a Orvieto, località ai confini del Ducato di Castro. Al centro della volta, lo stemma farnesiano nella versione antica con 16 gigli, ridotti prima a 9, poi a 6. Da oculi sfondati si affacciano quattro allegorie, che rappresentano i fondamenti della gloria dei Farnese.
L'ambiente mediava il passaggio dal salone d'onore agli spazi più intimi del cardinale, introducendo per gradi alle stanze private dell'appartamento estivo. La decorazione prosegue il tema dell'esaltazione dinastica, qui focalizzata sulla figura di Paolo III, vero artefice delle fortune della famiglia. Tutte le scene rappresentate sono infatti riferibili ad episodi salienti del suo lungo pontificato, segnato dalla minaccia espansionistica dei turchi e da gravi crisi politiche e religiose, come lo scisma anglicano o la riforma luterana. La sala prende il nome dal dipinto nella parete di fronte alle finestre, raffigurante il Concilio di Trento, indetto da Papa Farnese in risposta ai protestanti. Le figure femminili sopra le porte personificano le virtù fiorite all'ombra di Paolo III, ideate da Annibal Caro e Fulvio Orsini su modelli di monete antiche della collezione del cardinale Alessandro. Onofrio Panvinio fu l'inventore delle scene storiche e delle relative iscrizioni. La decorazione si distingue per i preziosi stucchi con effetto di cameo e per lo schema compositivo basato su un impianto architettonico illusionistico, ideato e realizzato da Vignola, al quale si devono le colonne corinzie dipinte agli angoli come ideale sostegno di finti architravi marmorei, assai celebrate dai contemporanei. La camera dell'Aurora apre la sequenza delle stanze private dell'appartamento estivo che, dall'anticamera del concilio, si susseguono con un grado di crescente intimità. Più piccole rispetto agli ambienti di rappresentanza, le stanze presentano le pareti nude, ornate un tempo da sontuosi paramenti di seta o di cuoio, venduti all'asta dai Farnese nel 1681. In questa stanza, destinata a camera da letto, sono illustrate personificazioni, miti o divinità allegoricamente legate ai temi della notte e del sonno. Nell'ovale centrale, l'aurora irrompe dalla direzione della finestra e, preannunciata dal crepuscolo, mette in fuga la notte, ai lati la luna e Mercurio, che scende sulla terra per infondere il sonno. Le architetture dipinte forse del Vignola rafforzano la finzione prospettica, simulando anche una maggiore altezza della stanza, per accompagnare il passaggio visivo dall'anticamera, notevolmente più alta. Il programma iconografico è di Annibal Caro, che fornì al pittore indicazioni molto precise sui soggetti da rappresentare. La sua lunga lettera di istruzioni a Taddeo Zuccari venne pubblicata da Giorgio Vasari, rendendo la stanza celebre già tra i contemporanei. Una parte consistente dell'ovale con l'aurora, caduta a più riprese a partite dalla fine del XVIII secolo, è opera di un rifacimento del pittore Andrea Giorgini sotto la direzione di Vincenzo Camuccini. La stanza della solitudine o dei filosofi, vero e proprio elogio della solitudine, esemplato sulla scia del De Vita Solitaria di Petrarca, era lo studio del cardinale Alessandro. Il significato degli affreschi, come per la Camera dell'Aurora, è chiarito in una lettera di Annibal Caro in cui l'erudito discute le invenzioni per dipingere lo studio di Monsignor Illustrissimo Farnese con Onofrio Panvinio, anch'egli impegnato nel programma iconografico. La funzione di questo ambiente, studiolo personale del cardinale Alessandro, è confermata dalle fonti, dalle ridotte dimensioni della stanza e dalla sua particolare posizione appartata, elementi che ne fanno uno spazio intimo e adatto al raccoglimento. Il grande tondo al centro del soffitto, considerato uno dei migliori brani autografi di Federico Zuccari, raffigura un essere androgino costituito dalla fusione di Mercurio e Minerva, identificato da un cartiglio in greco come Ermatena.
Celebrato dai contemporanei come sacro alle muse e alle arti, anche la stanza del Torrione doveva avere una funzione legata al godimento estetico e alle attività intellettuali. Qui, come nello studiolo, con ogni probabilità il cardinale custodiva gelosamente oggetti mirabili delle sue straordinarie collezioni, ad esclusione dei libri, sistemati invece nella stanza al piano superiore. La concentrazione al vertice del Pentagono di ambienti destinati alle collezioni preziose e alle attività intellettuali suggerisce per questa zona del palazzo un ruolo di vera e propria testa dell'organismo architettonico, deputata all'esercizio dell'intelletto. La stanza è ricavata nell'unico torrione del palazzo, edificato sul retro dell'edificio, in posizione opposta alla facciata. Siamo nella zona più intima e più lontana dagli spazi pubblici e di rappresentanza. Negli altri piani del torrione sono sistemati altri ambienti dalla funzione strettamente privata, come la stanza da bagno del cardinale e la biblioteca. Sulle pareti della sala del mappamondo si dispiegano straordinarie carte geografiche, dipinte dal Vanosino sulla base delle indicazioni che il De Mari aveva tratto da fonti sia letterarie che cartografiche. Sulla parete di fondo campeggia la rappresentazione del planisfero, circondato da teste di putti che soffiano, con allusione ai venti, e da quattro matrone disposte agli angoli, personificazione dei continenti allora conosciuti. Sulle pareti lunghe sono distribuite le carte dei quattro continenti allora noti, mentre la parete opposta al planisfero è dedicata alle terre d'origine del cristianesimo e della Chiesa, Giudea e Italia, accompagnate anch'esse da relative personificazioni. Le porte e le finestre sono sovrastate dai ritratti dei più illustri esploratori. Le mappe sono corredate da una scala in miglia, dipinta in oro come i tracciati dei fiumi e delle coste. Poche le concessioni agli elementi decorativi, nel rispetto del carattere scientifico delle rappresentazioni, navi, balene e qualche animale fantastico a segnare i confini meno noti. Nel 1578 la sala ospitò per un banchetto il Papa Gregorio XIII, che poco dopo commissionò la Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, forse proprio sulla scia della suggestione esercitata da Caprarola.
La sala è dedicata agli angeli, celebrati come strumento della potenza e della giustizia divine. Negli episodi rappresentati sulle pareti e nei lunettoni, gli angeli annunciano o eseguono la volontà del Signore, benevolo verso i giusti, ma sdegnoso nei confronti degli empi. Il programma iconografico ha un valore propagandistico, prodotto dei nuovi indirizzi tridentini. L'idea fondamentale del trionfo del bene sul male, ben esemplificata dalla cacciata degli angeli ribelli nella volta, rivendica il successo dottrinale e spirituale della Chiesa di Roma, ampliando così il significato dell'altra anticamera, dedicata alle gesta di Paolo III, dove venivano celebrati i trionfi della Chiesa in senso politico e temporale. La decorazione del soffitto e dei lunettoni si deve al Bertoia, che ha lasciato il suo autoritratto nella volta, un demone a mezzo busto con lunghe orecchie che si sporge da una nuvola. La precoce scomparsa impedì al pittore di proseguire la decorazione della sala, completata nel 1575 da Giovanni De Vecchi con l'assistenza di Raffaellino da Reggio. La sala è nota anche per gli effetti acustici ottenuti con accorgimenti architettonici, destinati a stupire gli ospiti.